Beh, questa poesia ci ha lasciato senza fiato, no? Pensare che la guerra sia piena di amore e di vita. La guerra sovverte l'ordine delle cose, sovverte perfino il comandamento non uccidere, perché i soldati sono costretti ad uccidere e spesso ricevono anche medaglie per questo. Noi siamo lontani dai clamori della guerra, viviamo in un paese in pace. Tuttavia forse questo non è un bene, perché la guerra, sovvertendo l'ordine delle regole, ridimensiona molte cose. E quindi oggi che noi abbiamo la fortuna di non poterci chiedere per chi suona la campana, non possiamo più rispondere, nessuno di noi, grazie a Dio, può rispondere, suona anche per me, forse abbiamo dimenticato. Questo libro ci consente di ricordare, di fare memoria, ma soprattutto nel solco di quello che è il tema di quest'anno, di questa edizione 2018-2019, di focalizzare il concetto di identità, perché grazie a questi poetici racconti di Alberto Adotti, gli 11 militi ignoti vivono, anzi forse per la prima volta hanno un nome, hanno una storia che viene ricordata, hanno un amore, hanno lettere che vengono lette e quindi diventeranno come il Don Chisciotte, che finalmente tutti, nessuno di noi metterà più in dubbio che sia esistito, che esista. Quindi diventano personaggi, quindi diventando personaggi entrano nelle nostre vite e vivificano la letteratura, dando alla guerra, la guerra rimane uno sfondo in cui prevale l'amore, perché questo libro è pieno di amore e scoprirete il perché. Ho già detto prima, vi ringrazio per l'applauso che avete dedicato al nostro Presidente dell'Ordine e quindi a lui il saluto istituzionale per iniziare questo incontro, che è un incontro non solo tra giuristi, nel segno di questo diritto alla memoria, di contro a questo imperversante obliare che non ci consente più di esattamente identificarci, di esattamente capire quale sia la nostra vera identità nazionale o semplicemente di uomini di valore. Allora, grazie a Antonella, grazie a tutti, e mi fa piacere tornare qui da Presidente per portare i saluti dell'Ordine degli Avvocati di Roma a questa iniziativa che, come tutte quelle che coltiva Antonella, è lodevole e meritevole, perché fare cultura, diciamo, soprattutto per professionisti e quindi con poco tempo a disposizione, è una cosa importantissima. Mi fa piacere che lei lo faccia e riesca a farlo così bene con tanti ospiti, ogni volta portandoci di fronte a storie nuove. Ho letto qualche passo del libro che mi riprometto di leggere più approfonditamente per poi anche votare, e devo dire che l'introduzione che hai fatto mi sembra molto corretta. No? Noi ci occupiamo di diritto, ma il diritto è in qualche modo la negazione della guerra, quindi è la tutela dei diritti, degli interessi, delle libertà contro la fine della libertà, la guerra e gli orrori che questa comporta. Tra l'altro a noi sembra scontato vivere in pace, ma così non è stato. Io ho avuto un nonno che ha fatto sia la prima sia la seconda guerra mondiale, è vissuto minacosamente, anzi dopo la seconda guerra mondiale si è fatto anche 2 anni di prigionia perché la stavano mandando in Africa, e quindi è tornato in Italia 2 anni dopo che la guerra fosse finita. Infatti mi ricordo da ragazzino che quando dicevano che la guerra era finita, lui diceva no, per me è finita 2 anni dopo, perché i libri di storia riportano una data, ma io in quei 2 anni, no, io e tanti altri eravamo prigionieri, quindi bisogna modificare i libri, perché in realtà non è andata così. E ci sembra così distante che, tra l'altro, mio nonno si chiamava come me Antonino, io ho delle medaglie che lui ha, anzi devo dire tante medaglie che aveva raccolto, tra l'altro era il cugino di Luigi Rizzo, che è stato un eroe della guerra mondiale, con i Massa, affondato, le corazzate inglesi, eccetera, hanno fatto insieme la battaglia di Fiume, eccetera. E mi ha colpito che mio figlio, che ha fatto 9 anni ieri e che è appassionato di calcio, un po' come tutti i bambini, la prima cosa che mi ha detto, vedendo quando ho cominciato a capire di queste medaglie, mi ha detto: ma
dice, ma nonno dove l'ha vinte queste? Vinte. E poi ho capito che lui si riferiva al calcio, cioè lui pensava che l'unico, diciamo, quelle fossero medaglie conquistate in qualche campo di calcio durante qualche partita. Allora gli ho spiegato che c'era la guerra, diceva, ma anche qui da noi c'è stata la guerra. Beh, sì, non è così scontata la fortuna di nascere e di vivere in un periodo di pace, anche per i popoli europei, che non lo diamo per scontato, ma l'Europa è stata sempre un teatro di guerra, quindi noi oggi quello che avviene ai nostri confini in realtà purtroppo per tanto tempo è stata una caratteristica del nostro continente. Quindi è importante che ci siano libri come questi che ci fanno tornare con la mente indietro nel passato e ci raccontano di tanti atti anche di piccolo eroismo quotidiano della vita di queste persone semplici che si sono sacrificate e che hanno veramente donato tutto, cioè la vita alla patria per consentirci oggi di essere le persone libere che siamo. Quindi mi auguro che il testo, il libro abbia il successo che merita e ringrazio l'autore per averci consentito, a me per primo, di riflettere su questi argomenti, su questo passato che poi merita di essere scoperto. Ho letto che l'autore, prima chiedevo a Alessandro al studio, ma com'è che si è appassionato di queste vicende, che è stato militare, no? Ha avuto qualche parente direttamente di noi, però in effetti nasce da una curiosità culturale, perché lui ha fatto la vigilanza, diciamo la guardia armata, la guardia d'onore all'altare della patria, e poi giustamente tanti l'avranno fatta stando lì, contando i minuti che li separavano dalla libera uscita, senza porsi delle domande. Invece la curiosità intellettuale lo ha portato a porsi delle domande, e poi quando ha avuto il tempo di farlo, diciamo un'età più avanzata, però quando uno ha più tempo per dedicarsi alle cose che gli piacciono, ha avuto la forza e il piacere di scrivere un libro. Quindi io lo ringrazio e ringrazio tutti per l'invito e per la serata piacevole. Grazie.